Manchester non era una partita semplice, lo si è visto dal via. Trento però ha avuto il merito di non mollare mai e soprattutto di risalire la china, magari non dal punto di vista tecnico-tattico ma mentale. Ma come si è messo il quarto set sembrava perso, perché eravamo 5 o 6 punti sotto. Mi fa piacere di vincere le partite così, perché è una dimostrazione di qualcosa. Oggi partiti sottotono, aspettavamo che loro sbagliano, invece era proprio il contrario. Loro difendevano tanto, battevano, rischiavano in battuta, noi sottotono in tutto, era logico di perdere. Il problema nel secondo set era la recezione. Lì è la prima volta questa stagione che non siamo riusciti a ricevere, soprattutto su alcune situazioni prevedibili, float, lì abbiamo sofferto, abbiamo preso pure gli ace o recezione meno, e da lì il nostro gioco non era fluido. Poi la gestione di alcune situazioni abbastanza semplici come free ball non siamo riusciti a concludere, e era difficile fermare anche l'opposto. Situazione complicata, però come ho detto con l'ingresso di Bratov, mi aspettavo una spinta in più, soprattutto con la sua battuta a float e poi anche un po' di cambiare la distribuzione, perché loro ci sono abituati abbastanza bene al nostro gioco nei primi tre set, quindi con un po' di fortuna siamo riusciti a beccarlo. E anche con la voglia di riscatto di Mitar Djuric, che oggi a certi tratti è stato davvero il trascinatore. Mitar oggi ha tirato fuori tutto quello che poteva. Muro in attacco, in difesa anche. Sì, serve un opposto come lui. Bisogna tenere duro ancora per due giorni, c'è la Coppa Italia subito a Molfetta, non l'impegno più semplice del lotto. No, è l'impegno più difficile. Noi adesso partiamo domani mattina, quindi per noi non sono due giorni, ma è questa sera e domani mattina partiamo presto. E così è il calendario. Dobbiamo rispettarlo, nonostante tutte le trasferte e problemi fisici, andiamo a giocare questa volta a cercare di vincere a Molfetta.